Buonasera a tutti. Questa sera ci rivediamo per un argomento che è un po' che mi sta a cuore. In questo periodo, noi cosa abbiamo assistito? Abbiamo assistito a questo virus e ai problemi che ha causato a livello, sì, a livello personale, familiare, comunitario, sociale, eccetera, no? E effettivamente, come molte persone hanno sottolineato, i responsabili, i nostri governanti, i responsabili sanitari hanno messo a punto, ci hanno dato molti consigli, ci hanno dato tramite la televisione, tutti i canali di comunicazione, i social, ci hanno dato tanti consigli su come proteggerci del virus con le mascherine, i contatti, l'isolamento, eccetera. Tutte cose buone, tutte cose utili, però non ci è stato detto come irrobustire il nostro sistema immunitario. E questo è il problema. Pochi comunque hanno messo a punto questo discorso, hanno sottolineato questo aspetto, pochissimi per quello che ne so io. E invece è una cosa fondamentale, se questo virus, come tutti i virus, questo è un po' particolare, d'accordo, però se tutti i virus colpiscono prevalentemente le persone più deboli, immunologicamente più deboli, e abbiamo visto che il coronavirus attacca prevalentemente gli anziani, quasi esclusivamente gli anziani o quelli più deboli, immunologicamente più deboli, cioè che prendono farmaci, immunosoppressori, che hanno più patologie croniche, eccetera. Ecco, allora, se fa questo virus, ma lo fanno tutti i virus, chi prima e chi dopo, chi più e chi meno, significa che una delle prime cose che dovremmo fare è aumentare le nostre difese immunitarie. Cioè, mi sembra palese la cosa, no? Eppure ci sono stati dati tanti consigli, alcuni anche un po' forse eccessivi, e non ci viene detto come aumentare le nostre difese immunitarie. Allora, io ho scritto alcuni articoli su questo, sono nel mio sito ancora in febbraio, no, i primi di marzo, poi ho fatto aggiornamenti vari, e dove ho parlato subito di questo. Perché noi, a parte i medici ospedalieri, eccetera, che devono affrontare l'emergenza acuta del singolo paziente, la situazione acuta, noi medici, diciamo così, del territorio, quello che dovremmo fare, che secondo me è importante fare, è proprio quello di dare dei consigli pratici, semplici, ma efficaci per aumentare le nostre difese. A questo scopo, ancora in marzo, avevo fatto un piccolo ebook di 70 paginette sulla vitamina C, perché secondo me la vitamina C è particolarmente importante insieme alla vitamina D, insieme a tante altre cose, l'alimentazione, anche fare un po' di digiuno. E la vitamina C è particolarmente importante. E ho detto, cerchiamo di approfondire un po' la letteratura, vediamo di studiare un po' di più questa vitamina C, perché le mie conoscenze, come quelle di tutti i medici, devono essere sempre un po' aggiornate, approfondite. Allora, ho ristudiato la vitamina C in modo molto più approfondito e ho approfondito gli effetti di questa vitamina che sono veramente straordinari. Io non credevo che la vitamina C facesse tutte queste cose. Pensate che nelle banche dati scientifiche di medicina ci sono più di 100.000 studi fatti sulla vitamina C e pensate che solo in campo oncologico ci sono 10.200 studi fino a una settimana fa, più di 10.200 studi dell'uso della vitamina C prevalentemente per via endovenosa, parenterale endovenosa, a dosi molto alte, se no non è efficace, in campo oncologico. Ho studiato 300 studi scientifici, quelli che secondo me erano i più importanti, sviscerare questa vitamina. E sono rimasto io stesso un po' sbalordito delle potenzialità. Pensate, vi do solo due o tre input. La vitamina C è essenziale per la nostra vita. La vitamina C è essenziale per la nostra vita. La vitamina C è essenziale per la nostra vita. È una delle vitamine essenziali. Perché essenziali? Perché il nostro organismo non è capace di sintetizzarla e quindi deve prenderla dall'esterno, dagli alimenti, ovviamente, no? Il nostro organismo assorbe una quantità moderata, non bassissima, però moderata di vitamina C. L'assorbe, dipende dal peso, dipende dalla condizione in cui uno si trova, dipende dall'età, dipende da tanti fattori, perché ovviamente a seconda
della situazione della persona, bisogna anche dare una quantità di vitamina che è adatta alla persona. Allora, il nostro organismo ne assorbe poca. Per di più, però, è essenziale. Voi pensate, sapete, no, che i marinai di alcuni secoli fa, quando stavano per mare tanti mesi e non potevano mangiare verdure e frutta fresche, si ammalavano e morivano di scorbuto. Morivano. Quindi vuol dire che senza vitamina C noi moriamo. Ovviamente non ci troviamo oggi in quelle condizioni, anche se si parla di uno scorbuto subclinico cronico in moltissime persone. Proprio perché la quantità di vitamina C presente nel loro sangue è scarsa. E trovo inspiegabilmente, alcuni hanno dei dosaggi alti, ma in genere sono quelli che ne prendono un pochino, anche se io faccio fare gli esami circa 15-20 giorni, un mese dopo l'ultima assunzione di vitamine e integratori vari. Però a quanto pare ne prendono anche con gli alimenti, no? Allora faccio dosare la vitamina C nel sangue e mi trovo valori molto bassi. Inspiegabilmente me li trovo bassi anche in molti vegani, molta gente cioè che mangia tanta verdura e frutta fresche quindi, e che quindi dovrebbero avere valori alti. Quindi siamo tutti potenzialmente a rischio di una scarsa quantità di vitamina C nel nostro organismo, però è essenziale, è essenziale in tantissime reazioni biochimiche, quindi essenziali, veramente importanti per la vita, no? Perché siamo particolarmente carenti di vitamina C? Sì, ci sono dei fattori personali di assorbimento di questa vitamina che in alcuni soggetti viene assorbita di più, in alcuni soggetti viene assorbita di meno. Quindi questo è un fattore tenuto presente che uno non può sapere a priori, quindi è solo il dosaggio del sangue che può dirlo. E purtroppo un dosaggio del sangue, anche perché è poco usato, sono pochissimi i medici che chiedono questo esame. È un esame, vi avviso subito, un pochino costoso. Costa 40-50 euro circa l'esame del sangue. Quindi, insomma, ok. Perché siamo particolarmente carenti oggi? E quindi perché abbiamo particolarmente bisogno di prendere vitamina C oggi? Per stimolare il sistema immunitario, proteggerci dai tumori, calcificare le ossa e tante azioni che dopo vi dico. Per un motivo molto semplice, la vitamina C è una vitamina molto labile, cioè è fotosensibile, termosensibile, quindi la luce, il calore la disattivano, ma non è solo questo. Quando si trova essenzialmente nei vegetali, nella frutta, nella verdura, quando noi stacchiamo il vegetale dalla pianta, il frutto dalla pianta, oppure raccogliamo il radicchio, l'insalata o quello che volete, insomma, la stacchiamo dalla sua pianta, dalle radici, piano piano la vitamina C comincia a degradare. E quindi fino a e dura giorni, qualche settimana, raramente periodi più lunghi, come è il caso ad esempio degli agrumi, dove si mantiene di più. Però comunque è questione sempre di tempo, va piano piano calando. Allora, col tempo, e voi pensate che mentre una volta la frutta e la verdura noi la raccoglievamo, i nostri padri, i nonni, la raccoglievano dall'orto, o comunque era fresca in pratica, oggi noi raramente mangiamo frutta e verdura fresche, più delle volte più che fresche sono fredde perché tenute in frigorifero. Allora, cioè, sono conservati nei frighi, raccolti magari ancora frutti crudi, pomodori crudi, eccetera, e maturano lentamente. Allora, va bene, però i minerali li mantengono, ma molte vitamine vengono parzialmente degradate e la vitamina C è la prima che viene persa. Quindi noi, quando mangiamo anche tanta frutta e verdura, se non sono proprio raccolte da poco, fresche nel vero senso della parola, e anche biologiche in un certo senso dovrebbero essere, allora è facile che di vitamina C ne prendiamo veramente pochetta. È per quello che abbiamo bisogno di un'integrazione. Io sono convinto che abbiamo tutti bisogno, o quasi tutti, bisogno di un'integrazione di vitamina C. Tra l'altro c'è anche un dato buono. Il nostro organismo ne assorbe poca. Vedete, nel libro ho spiegato bene tutti questi concetti che sono importanti perché se noi capiamo la fisiologia,
della vitamina C, cioè come viene assorbita, tutti i meccanismi, come viene trattata dal nostro organismo, come viene eliminata, in quanto tempo, eccetera, noi possiamo anche capire come adattare a noi la terapia, perché la terapia di vitamina C va veramente molto personalizzata a seconda di molte caratteristiche. Allora, vi dicevo, un'altra caratteristica bella della vitamina C è che non ha nessun effetto collaterale. Ci sono degli effetti in letteratura che sono, li ho messi anche nel libro, è palese, il rischio di calcoli di ossalato perché viene il 15% circa, 10-15% della vitamina C che noi abbiamo nel sangue, viene metabolizzata in acido ossalico, in ossalati che vengono eliminati con le urine e possono dare, quando sono tanti, dare dei calcoli. Però questo praticamente è un danno, no, scusate, un effetto collaterale, un effetto indesiderato della vitamina C che è considerato ultimamente neanche più accettato dalla letteratura scientifica, cioè perché si è visto che sono cose eccezionali e solo in persone molto predisposte ai calcoli di ossalato, tra l'altro non altri calcoli renali, e devono prendere quantità eccessive di vitamina C, molto alte, e devono anche bere poca acqua, perché sennò i calcoli non vengono neanche formati, perché quando voi bevete tanta acqua, voi mi diluite le urine, e impedite che i cristalli dei sali minerali, non solo di ossalato, anche di altri calcoli, comunque è lo stesso discorso, si accumulino, si aggreghino, che ovviamente richiedono mesi per farlo, si aggreghino e perché vengono portati via, lavati i reni, le vie urinarie dall'acqua che bevete. Quindi se uno beve più di 2 litri di acqua al giorno, 1,5 litri, 2 litri, un adulto ovviamente, non ha rischi di questo tipo. Allora, ecco, allora, a parte gli effetti collaterali comunque che sono molto molto rari e solo in casi particolari, la vitamina C ha la caratteristica che viene assorbita poco e viene eliminata fortemente dalle vie urinarie. Pensate che anche quando inoculiamo in vena, nel caso dei pazienti oncologici, dosi molto alte di vitamina C, si arriva fino a 100 grammi, 100 grammi, cose che non potrebbero essere assorbite per bocca, quando si arriva a questi dosaggi, la vitamina C viene eliminata brevemente, si dice satura i tessuti dell'organismo, entra nelle cellule, riempie, diciamo per così dire, in linguaggio semplice, l'organismo e poi viene eliminata con i reni e viene eliminata molto rapidamente, addirittura quasi in giornata, cioè veramente ha un'emivita di poche ore. Cioè, l'emivita è il tempo che ci impiega, il tempo che ci impiega l'organismo a eliminare metà della sostanza presente nel sangue. Non ha tossicità praticamente, viene eliminata praticamente tutta dopo che ha saturato i recettori e le cellule e quindi non si accumula. Quindi vedete che dobbiamo anche prenderla in continuazione. L'organismo non l'accumula, la vitamina D è una vitamina liposolubile come la E, come la A anche, e si accumulano nell'organismo. La vitamina C no, non può accumularsi. Sì, entra nelle cellule, satura, diciamo, riempie il magazzino dell'organismo, il suo magazzino all'interno dell'organismo, nei vari tessuti, però poi viene rapidamente eliminata. Vediamo intanto a cosa serve. La vitamina C ha tantissime azioni. Si dice che agisce a livello di tanti enzimi, ma il suo meccanismo d'azione più importante è un meccanismo antiossidante, è una vitamina antiossidante. E per quello oggi è particolarmente importante, anche nel coronavirus, l'infezione del coronavirus, perché è una vitamina antiossidante. Cosa vuol dire antiossidante? Vuol dire che annulla, elimina. Disintegra, usate il verbo che volete per capire il concetto, i radicali liberi che si formano quando c'è un'ossidazione. Cioè, cosa sono le ossidazioni? Sono quei processi chimici che avvengono all'interno del nostro organismo, sia nel sangue che nelle cellule, quando c'è, per esempio, un'infezione, quando c'è un'infiammazione, quando l'organismo compie un lavoro. Quando anche quindi nello sportivo, in chi fa un'attività fisica intensa, è come, potete immaginarle in modo molto semplicistico, come le scorie che le cellule producono
per fare il lavoro, come noi quando andiamo in macchina e schiacciamo il pedale dell'acceleratore e produciamo un gas di scarico, così anche le cellule quando lavorano e più lavorano, più producono un certo gas di scarico. Tra i vari cataboliti, sono questi i gas di scarico per così dire, che le cellule producono, c'è anche una produzione di radicali liberi e che aumentano tanto più la cellula lavora. E per esempio lavora per disintossicarsi dall'inquinamento, lavora per fare i suoi processi fisiologici normali, lavora per difendersi dai virus, dai batteri, per sfiammare dei processi infiammatori a livello tessutale, questo. E quindi lavora per produrre energia all'interno mitocondriale, eccetera. Allora, per tutti questi con tutti questi lavori si producono dei radicali liberi. C'è una certa ossidazione del materiale che è usato dalla cellula per produrre energia, per fare il lavoro, il suo lavoro quotidiano. Allora, quando questi radicali liberi si accumulano troppo, si dice che si crea uno stress ossidativo. Lo stress ossidativo è pericoloso perché induce un'acidosi. L'acidosi, come vi ho detto in altre volte, l'acidosi che la misurate col pH dell'urine che è sotto il 6,5, l'acidosi produce uno strato infiammatorio. Lo strato infiammatorio locale, tessutale o dove volete voi, quando cronicizza, non quando dura poco, quando cronicizza, attiva un processo patologico. Prima acuto, poi subacuto, poi cronico, recidivante, cronico, eccetera. Quindi vedete che la vitamina C è bloccando lo stress ossidativo all'inizio, essendo un antiossidante naturale del nostro organismo, bloccando lo stress ossidativo blocca tutta quanta questa catena di eventi patologici. Quindi per questa un'azione, pensate, ha un'azione, c'è molta letteratura in questo, ha un'azione rallentante l'invecchiamento, ritarda, rallenta l'evoluzione verso l'invecchiamento. Perché cos'è l'invecchiamento? L'invecchiamento può essere definito, viene anche definito, come un accumulo di scorie nell'organismo. Nelle cellule, nei tessuti, si accumulano sostanze tossiche, la cellula produce sempre meno energia, gradualmente ovviamente, e comincia a non riuscire più a eliminare i cataboliti. Piano piano si intossica l'organismo. Questo è l'invecchiamento. Una delle teorie dell'invecchiamento. In realtà la vitamina C agisce anche ad altri livelli. Comunque, va bene. Comunque, questo è un punto importante. Allora, vedete, la vitamina C, eliminando queste scorie ossidate, questi radicali liberi che poi rovinano il nostro DNA, i mitocondri, i nostri enzimi, eccetera, varie strutture anche cellulari, perché interagiscono rapidamente con la materia. Eliminando questi, noi abbiamo più energia, abbiamo tutto il nostro organismo, tutti i nostri tessuti, abbiamo più energia, rallentiamo l'invecchiamento, abbiamo più, se il nostro organismo ha più energia, è come se avesse, usiamo un altro simbolismo, più mattoni, più capacità di difendersi. Vedete quanto è importante questo nella prevenzione primaria? Anche nella prevenzione secondaria e terziaria, anche nelle patologie, ma anche nella terapia delle patologie, poi ne accenno un pochino. Ma vedete, questo è molto importante. Per quello che la vitamina C è importante adesso, e più che adesso, ormai questo coronavirus ha una curva di discesa, quindi più che adesso, direi per quest'autunno, per l'inverno. Però vedete, io non credo, sono arrivato a questa conclusione, non credo che la vitamina C sia da prendere solo d'inverno o quando sto male o quando sono a rischio di prendermi un'infezione o qualche altra patologia, per esempio da stress ossidativo. Non credo questo. Credo che la vitamina C, allo stato attuale, nella nostra condizione ambientale di inquinamento ambientale discreto, che sta creando patologie respiratorie, oncologiche, cardiovascolari, eccetera, di tutti i tipi, io credo che si debba prendere la vitamina C tutta la vita. Allora, io dico questo, anche sono appena mezz'ora fa, ero arrivato dall'ambulatorio e anche oggi io lo dico praticamente, adesso lo sto dicendo praticamente direi a tutti i miei pazienti. Io consiglio, non dico i ragazzi di 20 anni, dico essenzialmente quelli di una certa età, ma non è detto questo, perché dipende dal tipo di vita
da come, del tipo di vita, dalle patologie, dalle condizioni fisiopatologiche della persona. Quindi l'età è relativa oggi, dato che vediamo che certe patologie importanti, pensiamo solo al tumore, per dirne una che non è tutt'altro, è tutt'altro che secondaria, come colpiscono anche i bambini, i giovani, colpiscono tutte le età, come ci sono morti improvvise, come ci sono patologie cardiovascolari, e in tutte queste condizioni la vitamina C ha un ruolo, ma non è... Vedete, non è il ruolo della vitamina C, è il ruolo dello stress ossidativo, dei radicali liberi. E dato che la vitamina C ci aiuta, insieme ad altri antiossidanti, è vero, però lei ha uno, diciamo che è uno dei più importanti antiossidanti, insieme al glutatione, del nostro organismo. Proprio perché lei annulla questi e noi ci troviamo sommersi da questi, abbiamo bisogno di prenderla, secondo me, tutta la vita. E guardate che la vitamina C, un altro fattore, diciamo, ha delle azioni, le ho divise in azioni strutturali, proprio a livello della struttura cellulare o tessutale del nostro organismo, e azioni protettive. Allora, tra quelle strutturali, una delle più importanti è che la vitamina C è fondamentale per formare il collagene. Cos'è il collagene? Il collagene è quella materia che quel tessuto che si trova negli interstizi tra le cellule, sotto la pelle, ovunque nel nostro organismo. Pensate che si presume che occupi circa un 20-30% del nostro organismo, del corpo, e che serve come struttura sì, per le cellule, per tutti i tessuti. È quella fibra, quel tessuto fibroso, ma non è fibroso, cioè, che serve a mantenere il nostro organismo così com'è. Ad esempio, le rughe, come si può dire, l'invecchiamento della pelle possono essere prevenuti proprio se noi ci arricchiamo di vitamina C, cioè di collagene. Bene, la vitamina C è fondamentale per questo. Anche la vitamina E, anche altre vitamine, altri sali minerali, sì, d'accordo, però la vitamina C è veramente fondamentale. Quindi vedete che è strutturale e il collagene serve per il mantenimento, è fondamentale per il mantenimento delle funzioni enzimatiche di tanti tessuti. E poi la vitamina C ha l'azione, aiuta l'assorbimento del ferro dallo stomaco, perché è un acido, e aiuta l'assorbimento del calcio. Effettivamente la vitamina C noi dovremmo prenderla insieme alla vitamina D, al calcio, per calcificare le ossa. Ma ha tantissime azioni. E poi l'effetto immunostimolante, antiossidante, l'abbiamo detto, ha un effetto antineoplastico. Pensate, ci sono, vi ho detto prima, 10.200 studi scientifici che parlano dell'efficacia pazzesca, veramente meravigliosa, della vitamina C nei tumori. E guardate, e pensate questo, non ha effetti collaterali. Non ha tossicità, possiamo usarla a dosi, vi ho detto, esagerate, però utili nel campo oncologico. Potenzia l'effetto della chemio, riduce i danni della chemio, agisce in modo sinergico su più punti per bloccare la crescita della cellula tumorale. Pensate, a livello della cellula tumorale svolge un'azione ossidante, a livello e quindi patogena, uccide la cellula, contribuisce a uccidere la cellula. Aiuta l'organismo a uccidere la cellula, chiamatelo come volete, a livello delle nostre cellule ha un effetto antiossidante. Pensate la meraviglia non solo di come di questa vitamina, ma anche la meraviglia di come siamo fatti noi. E se noi fossimo in equilibrio, come il nostro organismo sarebbe capace di gestire qualsiasi patologia? Noi ci preoccupiamo tanto di curarci con i farmaci, che va bene, non sto dicendo nulla, perché sono meravigliosi quando ci troviamo con l'acqua alla gola certe emergenze. Sì, ma se noi facessimo una prevenzione sana, se ci venisse spiegato l'importanza di mangiare bene, se noi potessimo diffondere questi messaggi, l'uso delle vitamine e degli integratori quando ce n'è un particolare bisogno, come oggi, al giorno d'oggi, per l'inquinamento da noi. Se noi imparassimo a vivere bene, a dormire, a bere in modo corretto acqua, 1,5 litro, 2 al giorno per l'adulto, a fare un po' di attività fisica, a prendere la vita con un po' di distacco, a prendere le difficoltà, le prove della vita come occasione di crescita, se noi prendessimo le cose così con un po' di serenità, riducessimo la nostra ansia,
un po' di fiducia in più nella provvidenza, tutte queste cose qui, imparare un pochino che l'uomo non è solo una macchina, tutt'altro che macchina, sì, una macchina meravigliosa a livello fisico, ma è anche psiche e deve essere nutrito a livello psichico, ma è anche spirito, deve essere nutrito a livello spirituale, importanza della preghiera, eccetera. Tutte queste cose, se noi imparassimo tutto questo e vivessimo con un po' di distacco dai problemi che ci sovrastano, ma che dovremmo trattare con un po' di distacco, noi faremo una vita meravigliosa. Cioè, allora, e la vitamina C veramente ci può aiutare in questo, perché ci difende. Allora, per quello vi dico, il mio consiglio è imparare ad usare questa vitamina per tutta la vita. Adesso non dico di prenderla tutti i giorni, potete, anche qui potreste fare, usare quello che io dico, una finestra di circa il 25% del tempo in cui non la prendete. Però ricordatevi che questo mi va bene se voi mangiate bene, ma ci sono persone che mangiano, meglio non usare il termine, mangiano veramente male, per ignoranza, lo so, ho capito, nessuno gliel'ha spiegato, d'accordo, però mangiano male. Allora, ci sono persone, e persone poi che hanno difficoltà intestinali, difficoltà ad assimilare il cibo, e quindi le sostanze nutrizionali, quindi minerali, vitamine, eccetera. E quindi, e in particolare la vitamina C, anche la D però viene assorbita con un po' di difficoltà, quindi bisogna fare attenzione. Allora, in queste persone che hanno dei problemi intestinali o che mangiano male o che mangiano di corsa o che sono stressate, la vitamina C è molto importante, è essenziale. Ricordatevi poi, la vitamina C è particolarmente carente nel bambino neonato, quindi dobbiamo darla alla mamma che allatta, un pochino anche al bambino possiamo darla. È particolarmente carente nell'anziano. Più va avanti l'età, più la vitamina C scende. È carente in chi mangia male, chi non mangia frutta e verdura, d'accordo questo? Chi ha disturbi intestinali, alterazione della flora batterica, viene assorbita con difficoltà. È particolarmente carente in chi prende farmaci, perché creano, sono sostanze chimiche, creano uno stato ossidativo. È carente in chi è molto inquinato, fuma. Il fumo distrugge la vitamina C, chi lavora in ambienti tossici, chi è in città inquinate, pianura padana, non solo le città, anche le campagne, per altri motivi. È carente in chi fa molta attività fisica, vi ho detto prima, gli sportivi dovrebbero aggiungere sempre la vitamina C. È fondamentale la vitamina C in uno sportivo. La dose ovviamente va personalizzata e quindi si va male a dire, certo, ecco, posso dirvi solo questo, dato che il nostro organismo assorbe 500-700 mg, dipende dall'età, dipende da tante condizioni, di vitamina C per volta, non credo sia utile prenderne tante insieme perché non viene assorbita. Quindi il mio consiglio qual è? La dose giornaliera consigliata, ci sono le tabelline, ognuno si cerca le sue tabelline, si cerca la tabellina e si cerca il dosaggio adatto a lui, a seconda delle sue condizioni. Questo è un modo per combattere la febbre, le forme virali, per prevenirle, e allora ecco che la vitamina C va bene per l'inverno. Ecco, io vi ho dato un po' di spunti così, un po' a ruota libera, qualche idea, solo volevo semplicemente oggi farvi capire l'importanza di questa vitamina. Quindi il mio consiglio qual è adesso? È prendere la vitamina C e di prepararvi per l'autunno, prepararvi per prevenire le patologie, ma di diffondere questi messaggi. C'è tanta gente ignorante in giro, ma ignoranza, ignoranza nel senso di non sapere, non che sono stupidi, che ignorano queste cose. Allora, noi potremmo aiutare veramente tanta gente. Il mio consiglio sarebbe diffondere questi messaggi, però questi messaggi vanno diffusi. Oggi abbiamo i canali, i social, abbiamo tanti modi per diffondere messaggi, però guardate, quello che io penso e credo che valga di più è l'esperienza. Quindi, quando voi fate un'esperienza di vita, voi toccate con mano determinate cose, vedete che alcune cose sono importanti, sono utili, allora avete la forza per diffonderlo con convinzione. Come faccio io? Io non scrivo, non dico, non prescrivo, non uso qualcosa di cui non sono convinto. Se potete, diffondete questi messaggi, diffondete questo video, queste cose, il libretto, vedete voi, fate, ognuno faccia quello che si sente nel cuore. Però se potete, cominciate a prendere subito la vitamina C. Ecco, meglio sia della rosa canina. E durante i pasti, tra l'altro, la vitamina C viene assorbita meglio, quindi va benissimo presa mangiando.
quale vitamina C scegliere? Perché ci sono tanti tipi di vitamina C, la cerula, la rosa canina, il camu camu nel campo naturale e su quelle che io preferisco. Quindi grazie per tutto quello che voi fate. Ok, buonasera, buonanotte.